Buongiorno a tutti, in questo video parliamo, la lezione numero 2, parliamo dei raccordi. I raccordi per il multistrato sono questi, possono essere femmina, maschio, qua parliamo di multistrato ovviamente a stringere, in un altro video poi parleremo dei raccordi a pressare, nonché anche della macchinetta che possiamo tutti avere con una modica spesa e poter usare anche i raccordi a pressare, di cui farò diciamo dei video a parte. Tanto in questo raccordo vediamo che è formato in questo modo da un raccordo, una ghiera che si può inserire così o così, non importa. E questo pezzo che va inserito dentro al tubo dove ci sono le due guarnizioni di tenuta. In che modo si inserisce? Si inserisce dopo aver svasato, come abbiamo visto negli altri, come si vede negli altri video, con lo svasatore. Si passa lo svasatore dentro, svasatore e calibratore, dopodiché si inserisce il raccordo dentro così, la ghiera fino a qui, poi si inserisce il raccordo fino a toccare il fondo, si avvicina la ghiera, si stringe con due chiavi e diciamo, l'inserimento è stato effettuato. Questi sono i raccordi che si usano per il tuo multistrato a stringere. Ci sono da 16, da 18, da 20, 25, 30 e così via come sezione. E attenzione sempre al discorso della misura, perché non tutti i raccordi da 20 vanno bene per il tubo da 20, nel senso che vanno bene sì per il tubo da 20, ma c'è il tubo da 20,25, c'è il tubo da 16 e il tubo da 16,25, quindi vuol dire che ogni raccordo deve avere il suo tubo. Comunque raccordi che vengono comprati, i tubi anche vengono comprati, c'è scritto sul tubo la misura ed è 20x22. 20x22. Scusate, 20x2. In altri tubi che c'è scritto 20x2,25 o altre misure comunque. E i raccordi devono essere adatti, eh? Non mischiamo raccordi con misure non idonee, perché altrimenti c'è la possibilità di una falla, magari forse non subito, ma poi dopo in determinate circostanze si può verificare. Quindi assolutamente raccordo giusto per il tubo giusto con la misura giusta. Per non sbagliare, come ho già detto, conviene comprare il raccordo e il tubo dallo stesso fornitore, così deve avere per forza, darvi per forza i tubi e raccordi idonei. Bene, questo è quanto. Aggiungo che ci sono i raccordi di diverso tipo, ci sono i gomiti, i T, le misure diverse da 16 mezzo, 16 tre quarti, 20 mezzo come questo, 20 tre quarti, maschio, femmina, e poi comunque si possono eventualmente. Se il fornitore, per esempio, non ha il raccordo, ipotesi 20 come questo, mezzo femmina, si può creare con un raccordo ulteriore. Cioè, se lui ce l'ha maschio, si mette un manicotto da mezzo femmina femmina, è quelli che abbiamo già fatto diventare un raccordo maschio, abbiamo fatto diventare femmina, o viceversa, se è femmina come questo lo vogliamo far diventare maschio, compreremo questo e ci aggiungeremo un iples o vite doppia da mezzo, e così da femmina diventa maschio. Bene.
questo è tutto, e vi ringrazio per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo video.